Ciao fragoline e ciao fragoline. Allora, nuovo video, un video un po' diverso che vorrei provare a mettere sul canale. Allora, vediamo come va con questo video. Se ovviamente il video piace, lo rifaccio con altre cose diverse. Se no, sarà solo questo. Allora, voglio assaggiare insieme a voi due gelati. Uno, quello nuovo alla Nutella. Questo qua, così vi faccio sapere se è buono, se conviene, eccetera. Questo mi sembra 5 euro, 230 grammi. Già dal prezzo è un po' eccessivo, un po' troppo, diciamo, un po'. E poi questo, il tiramisù Pavisini. C'era anche l'Oreo, quello nuovo che è uscito. Però ho detto, boh, mi ispira questo qua, il tiramisù Pavisini, dato che non è la prima volta che lo prendo. Allora ho preso questo. Questo qua credo anche questo 5 euro sui 435 grammi. Proviamoli tutti e due, vi faccio sapere se sono buoni, se conviene, se ne vale la pena oppure no. È un video assaggio insieme a voi. Per cui proviamo. Se vi piacciono questi video ne faccio altri di altre novità. Così almeno se per caso non siete sicuri di prenderli per spendere tanti soldi, almeno diciamo che io non sponsorizzo e non collaboro con nessuno, per cui le mie recensioni, quello che penso è come normale, una persona normale che come se conoscete una persona in poche parole, per cui non come youtuber, neanche come influencer, per farvi capire. Per cui proviamo a assaggiare questo qua, la Nutella. Dato che allora, sa di nocciola ed è fatto così. Dato che si stanno sciogliendo, devo far veloce, per cui assaggio solo due cucchiaini e basta. Non è che posso stare qua a mangiare il gelato insieme a voi, anche perché cioè, sono ormai le 5, di sicuro. Sì, sono quasi le 5, per cui sinceramente anche no, mangiare tutto sto gelato. Per cui questo è fatto così, vediamo. Sì, un po' sciolto. Ma allora, sopra il cioccolato, questo è sicuro, però è troppo sciolto. Non riesco neanche a prenderlo. Sì, beh. No, stai. Scusate, un po' di stai lontana. Ne ho preso un po' troppo, ma non si riesce neanche a prendere giusto. Comunque, vabbè, questo proviamo a assaggiarlo. Il risultato è così. Allora, sento tanto la nocciola, questo è sicuro, per cui più di nutri. Cioè, non è proprio Nutella. Si sente troppo la nocciola. Io non vado pazza. Perché il cioccolato è forte. Per cui non è che mi fa impazzire. Si sente tanto cioccolato. Un cucchiaio direi che basta perché sinceramente si sta anche sciogliendo e mi metterlo nel freezer. Comunque, sa troppo di nocciola, non mi piace così come avevano detto. Non è che sa proprio Nutella Nutella, sa appunto troppa nocciola e cioccolato. Il sopra c'è tanto cioccolato, per cui 5 euro. Non è che ne vale tanto la pena perché alla fine pensavo che era più buono. E invece, ecco, è arrivata l'altra mia gatta. Mai mangiare quando ci sono loro perché giustamente salgono ovunque. Questo anche questo si sta sciogliendo per cui devo far veloce perché qua fa troppo caldo. Questo sembra proprio un tiramisù. Questo è proprio tiramisù. Dovrebbe esserci i pavesini,
Vediamo, dall'aspetto sembra buono. Quello lì comunque la Nutella non mi convince molto. Adesso anche questo è mollissimo. Ne ho preso un po' troppo. Un po' troppo. Vabbè. Allora, si sente tanto cacao. Questo è sicuro. Un cucchiaio direi basta perché non è che ho tanta voglia di mangiare i gelati. Ecco, c'è un altro. Meglio che sei ghiacciato. Allora, cacao amaro si sente tanto perché ci ha dato il cacao. Mi sembra tipo un tiramisù. Cioè, sa di tiramisù, quello è sicuro. Sto diventando un po'. Volevo dire, sa di tiramisù, si sente il tiramisù, ma i pavesini io non li sento, o che sono proprio in fondo, però, al rispetto della Nutella, direi che è buono. Allora, io direi che quello al tiramisù, adesso non so perché, quello al tiramisù è molto più buono alla Nutella, per cui preferirei questo e 5 euro spesi bene, che ovviamente la Nutella, questo qua, perché 5 euro so di nocciolo. Poi ripeto, io a me il cioccolato non è che ne vado pazzo, tantomeno mi piace così tanto, per cui posso dire che vi consiglio di più il tiramisù, questo è sicuro. Infatti sa di tiramisù, c'è dentro tanto cacao amaro, si sente molto. L'unica cosa che non sento i pavesini, o che sono proprio in fondo o in mezzo. Io ho preso quello di lato, però vabbè, non è che adesso sto lì a mangiare tutto il gelato, anche perché è un assaggio, non è un mangia con me il gelato. Per cui, poi, se vi piacciono i video dove io mangio, ovviamente non tutta questa confezione di gelato, perché sinceramente anche no, e poi dopo un po' mi fa venire la nausea, specialmente mangiare tanto cioccolato. Io non sono abituata e non mi piace molto. Però ancora il tiramisù, sì, 2 o 3 cucchiai potrei mangiarlo, però dato che è un video assaggio, preferisco assaggiare e farvi, cioè, dirvi quello che penso. Per cui, se volete comprare uno di questi due, vi consiglio tanto il tiramisù, questo è sicuro. E la Nutella non tanto, non così tanto. Per cui diciamo che quello che dicono gli altri non è che sia il massimo. Però vabbè, se volete altri video come questo genere che volete che io provo cose diverse, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, fatemi sapere che cosa volete che io assaggio, eccetera. O anche un video dove io mangio, se volete. Tanto per cambiare un po' tipologia, per non stufare un po', anche perché io posso fare dei video, diciamo, quelli che riesco e quelli che non occupano così tanto tempo. Questo in 5-10 minuti riesco a farlo. Per cui diciamo che E niente. Per cui spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa preferite voi, se li avete comprati, se li avete assaggiati. Io aspetto sotto i vostri commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.